È attraverso uno degli strumenti chiave della modernità, il videogame, che il Ministero della Gioventù ha deciso di ricordare i giovani protagonisti del Risorgimento, un modo attuale per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia e della generazione che allora si fece promotrice del sogno di unità nazionale. A presentare l'opera multimediale denominata Gioventù Ribelle, il ministro della Gioventù, Giorgia Meloni. Nella cornice del Maxi di Roma, il ministro ha parlato del videogame come di uno strumento ludico e formativo nello stesso tempo. Ed è per questo che il mezzo più diffuso di intrattenimento tra le giovani generazioni è stato messo al servizio della memoria nazionale e dell'apprendimento individuale. La consapevolezza rispetto a quello che noi siamo, stati e che siamo oggi, è quello che ci dà anche la forza per costruire domani un futuro migliore per tante generazioni dopo di noi. Questo è il significato di Gioventù Ribelle, abbiamo tentato di raccontarlo con tutti gli strumenti che avevamo a disposizione. Nel videogame il giocatore è chiamato a vestire i panni di un ufficiale del corpo di armata dei bersaglieri, al quale viene assegnata una missione segreta dal generale Cadorna in persona, penetrare nel cuore di Roma fino al Quirinale. La finalità del gioco è consegnare a Papa Pio IX una missiva con l'ultimatum di resa, con annessa richiesta di ritirare le truppe. Il passato e il presente si fondono insieme attraverso la ricostruzione storicamente fedele dei luoghi e dei protagonisti del Risorgimento italiano. Alla storia è così deputato il compito di ricordare quel sogno di unità nazionale, alla tecnologia di renderlo attuale e di trasformarlo in fatto tangibile. La nazione, in fondo, come ha ricordato la Meloni attraverso le parole dello scrittore Ernest Renan, presuppone un passato, ma si riassume nel presente attraverso un fatto tangibile che è il consenso, il desiderio chiaramente espresso di continuare a vivere insieme. Il progetto è la testimonianza che storia e tecnologia possono convivere insieme oggi? Oh, certo, il progetto è anche la dimostrazione che passato e futuro possono convivere insieme e che noi siamo un divenire. Lo siamo storicamente come popolo, se celebriamo a 150 anni di distanza quello che tanti ragazzi e tante ragazze hanno costruito per noi un secolo e mezzo fa, e lo siamo anche su un piano di strumenti che abbiamo a disposizione. Quello che noi dobbiamo capire è come tiriamo fuori da qualunque strumento che la modernità ci mette a disposizione il meglio che quello strumento può darci. Invece noi spesso facciamo l'errore solamente di condannare quello che in questi strumenti non va. Lei ha parlato di lucida follia, ma gli universitari di oggi ce l'hanno questa lucida follia? Ma guardi, io lo spero, nel senso che se c'è un insegnamento che noi possiamo davvero raccogliere al Risorgimento italiano è che a 20 anni puoi fare delle cose straordinarie. Se credi in qualcosa. L'Italia ha la particolarità di essere una nazione che è stata fatta da ragazzini. Una delle epopee più affascinanti che il mondo abbia visto, insomma, una generazione di ragazzi e di ragazze ma armati di nuovi sogni e vecchi fucili che si scaglia contro un esercito infinitamente più grande di loro e lo travolge. Perché questi ragazzi credevano in qualcosa. È l'insegnamento che a me piacerebbe i giovani di oggi traessero dal Risorgimento. Se 150 anni fa l'Italia è stata fatta da giovanissimi, a 150 anni di distanza può essere rifatta da giovanissimi.